Chi dalle 4, chi alle 3, addirittura qualcuno dalle 2.30. Ancora una volta, i mercatini dei ragazzi attraggono centinaia di famiglie in centro storico molte ore prima dell'apertura delle iscrizioni, prevista alle 5, per guadagnare i primi posti nella coda ai banchetti. L'edizione 2017 del mercatino, iniziato giovedì 6 luglio in programma tutti i giovedì del mese, è già quindi un successo prima ancora di iniziare e probabilmente anche quest'anno si ripeteranno i numeri delle passate stagioni. 270 in tutte le piazzole previste dall'organizzazione, affidata ancora una volta ai volontari dell'Avis, i quali ormai abitualmente si trovano a dover allargare la zona del mercato per fare posto anche a 60 postazioni in più. L'importante è che per i ragazzi il mercatino costituisca un divertimento e che nessuno tenti di aggirare il regolamento previsto. E oggi è la prima giornata e i ragazzi sono già qui ad aspettare per l'iscrizione dalle 3. Forse pure prima, dalle 3 sotto il sole. Noi abbiamo scelto un punto di ombra, così poveretti riescono a stare 2-3 ore prima dell'inizio dei mercatini. In più è arrivata pure l'acqua delle Dracoli e poveretti si possono dissetare, perché il caldo oggi è proprio forte. E incominciamo con i mercatini veri, con la vendita dalle 18.30 in poi. Ecco, il regolamento ormai è sempre quello degli stessi, da un po' di anni. Noi per il regolamento, per far osservare i divieti di quella roba che non possono vendere, abbiamo fatto delle cartoline e abbiamo iniziato a distribuirle nelle scuole prima della chiusura. Quindi la maggior parte o quasi tutti sanno già le regole e quello che possono portare per vendere. Ecco, nonostante il regolamento ormai sia ampiamente conosciuto, avete avuto dei problemi in passato? Ma molte volte ci sono degli adulti che fanno della speculazione, che portano il bambino per mettere della roba non consentita, e allora noi facciamo dei controlli. Prima i controlli li facevamo noi dell'Avis, adesso da quest'anno i controlli fanno l'associazione dei carabinieri a riposo con gli assistenti civici. Speriamo che riescano ad avere più successo di noi, che non riuscivamo a far osservare in modo perfetto il regolamento con i divieti. È da diverse edizioni che il mercatino è organizzato dall'Avis, ma da un punto di vista lavorativo che cosa vuol dire per voi? Noi, il comune ci ha chiesto la collaborazione perché siamo un'associazione molto numerosa e abbiamo la possibilità di impiegare molti volontari. Ogni turno ci sono 10 volontari. Che il turno comincia dalle 16.30 fino alle 19.30, il secondo turno dalle 19.30 alle 22.30 e ogni turno ci sono quasi 10-14 volontari. L'anno scorso com'è andato? L'anno scorso è stato un successo e abbiamo fatto dei questionari per vedere le preferenze dell'orario, perché prima l'orario, prima che intervenissimo noi, che noi abbiamo cominciato nel 2014, incominciava alle 17, finiva alle 22, però non era regolamentato come abbiamo studiato noi. La piazza l'abbiamo divisa in box, a ogni bambino assegniamo il box, durante l'iscrizione poi lo registriamo e poi dalle 18.30 in poi ognuno occupa il suo posto. Non c'è confusione, poveretti invece di venire, che di solito si presentavano dalle 2 in poi per occupare il posto perché non era numerato, non era circoscritto lì come abbiamo fatto, noi abbiamo diviso la piazza in 275 box, quindi si può dire che in più si occupano tutti i posti, che molte volte i posti sono 270, le persone molte volte arrivano fino a 300-350, li facciamo mettere in altri punti senza numero. Federico Lega per Faenza Web TV.